certo. Ma quello, scusami, quello lì non si può mettere più centrale il mio decentrato, tanto io devo solamente dire... Sì, ma io... E... Sto tenendo il microfono per persona, che è quello che volevo dire, cercavo di spiegare, perché se non tanto che intervenite nella diretta si vede questo scritto che arriva, fu, non è carino. I microfoni sono già più accesi, sono spenti dall'inizio. Un motivo... Thank you.
Buonasera, ben arrivati a tutti. La musica sarà la protagonista di questo martedì pomeriggio a Lugaresi. La congregazione dei Giuseppini del Murialdo e Engim Emilia Romagna hanno voluto dedicare alla città di Cesena un pomeriggio di festa per ribadire e rinsaldare il forte sentimento che lega l'istituto alla città. E prima di dare inizio al concerto, però, lasciamo la parola per i saluti istituzionali a padre Antonio Teodoro Lucente, vicario della congregazione dei Giuseppini del Murialdo e presidente nazionale Engim. Allora, grazie davvero per la vostra presenza. Il primo sentimento me lo ha suggerito domenica, la intervistavo in mezzo al campo di calcio, qui. È un sentimento di gratitudine e di riconoscenza verso quelli che in questi anni, 100 anni circa, hanno curato e hanno avuto cura dei giovani, delle giovani generazioni. Quelli presenti, quelli assenti, quelli che non ci sono più. Perché nel 1828 ad oggi, dal 1828 ad oggi, oggi festa di San Leonardo Murialdo, questo santo del 1828, ininterrottamente si è levato un grido e una sfida nel mondo. Il fondatore dei Giuseppini del Murialdo nel 1828 lancia una sfida all'abbandono, lancia una sfida all'esclusione. Lo fa nella Torino della rivoluzione industriale, quella più aspra, dove gli esclusi erano sempre i più poveri. Ieri, come oggi, sono sempre i più poveri. Ha lanciato questa sfida il Murialdo, una sfida accolta da un prete di queste parti, un canonico, si chiamava Giuseppe Lugaresi. Raccoglie questa sfida e questa sfida la richiama alla prima istituzione che il Murialdo inventò. Inventare qualcosa nel 1828 non c'era un paradigma precedente. Inventa il Collegio Artigianelli di Torino, tant'è che qui quest'opera, anche all'esterno e non risale ad oggi, è Collegio Artigianelli di Cesena. Cioè il grido, un santo torinese, uno di quelli che il cambiamento non l'ha predicato, è uno che lo ha fatto, cioè è sceso in mezzo alla strada, si è impolverato le scarpe, la tunica di allora e ha creato gli strumenti, ha creato la cultura perché i giovani fossero liberi. Per essere liberi bisogna formarli i giovani, prendersi cura di loro, prendersi cura. E questo prendersi cura oggi mi pare possa dirsi anche così: ti proteggerò dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, avrebbe cantato il maestro, che oggi non c'è più, Battiato. Sì, ti proteggerò. Gli artigianelli di Cesena, ieri come oggi, offrono una risposta resistente. Chi vive qui dentro tutti i giorni, dal 1928 ad oggi, è un tempo abbastanza lungo, le foto sotto lo possono rappresentare, dal 1928 ad oggi rappresentano una risposta resistente alla cultura dello scarto. Gli studenti che frequentano il nostro centro di formazione professionale, sono quegli studenti che non frequentano i licei come me, come io ho avuto la fortuna di frequentare, sono meccanici, tornitori, muratori, elettricisti. Sono quei ragazzi che non hanno un'altra sponda, un'altra possibilità. Hanno questa possibilità. E allora questo, ieri come oggi, è il grido contro quella cultura dello scarto, la chiama così Papa Francesco, io direi contro la cultura dei prepotenti. Quelli che hanno sostituito, vogliono tirare su l'egocrazia, in cui l'io sta di sopra di tutto e fa crollare il noi. Direbbe ancora il maestro Battiato anche oggi, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Ieri come oggi avere cura di loro, di ogni giovane lavoratore. Per noi lo traduciamo con uno slogan: ogni giovane lavoratore vale più di tutto l'oro della terra. Diremmo, vale più di tutti gli interessi di parte.
di tutti gli interessi occulti, nascosti e di ogni, che abitano in ogni tempo. Beppe Lugarese, lo chiamo così, padre Solideo, perché mi è diventato familiare in questi 2 anni, ho letto la sua vita e ho scoperto che ieri come oggi ha fatto una scelta e continua a fare una scelta a favore degli ultimi. Così questo momento culturale, in questo cortile che ne sente di tante, in questi 100 anni ne ha sentite tante, un momento culturale, un momento musicale. Ci piace parlare anche un linguaggio che va oltre le nostre parole, va oltre quello che abitudinalmente siamo abituati ad ascoltare. E per noi questo motivo di cura. Supereremo le correnti gravitazionali. Lo faremo, Simona, ieri come oggi, insieme ad un santo che non finisce mai di stupirci in tutto il mondo, insieme anche al buon esempio, dico, di chi ha vissuto qui dentro, no? Questi 100 anni non sono stati disabitati, questi 100 anni sono stati vissuti, hanno visto il sacrificio, hanno visto migliaia e migliaia di ragazzi passare qui dentro. Ecco qui, allora la logica opportunista, gli interessi di parte non risponderanno mai, mai alla nostra storia, perché come sempre, oggi come allora, la sfida è la stessa, prendersi cura. E quindi mi piace dire così e vi ringrazio della vostra presenza, dell'ascolto, dell'amicizia che volete in qualche maniera darci. Avremo cura di te, noi sì che avremo cura di te. E questo lo riferisco a tutti quei giovani lavoratori che da qui sono cresciuti, sono partiti e hanno costruito la loro storia. Grazie a ciascuno di voi. Buona festa. Invito sul palco l'assessora ai servizi sociali del comune di Cesena, Carmelina Labruzzo. Grazie, buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti. È un piacere, porto i saluti da parte dell'amministrazione alla congregazione, faccio intanto gli auguri per questa giornata speciale, la festa del fondatore, di un santo importante che si intreccia con la storia del canonico Lugaresi a Cesena. Questo intreccio testimonia anche l'importanza di fare rete nelle realtà lì dove si va, si incastona in maniera preziosa una realtà, una collaborazione, una presenza. È vero, questi 100 anni, lo diceva prima padre Lucente, non sono stati disabitati, sono stati abitatissimi da tanti, anche da tanti cesenati che sono poi diventati degli illustri cesenati, anche da tanti cesenati che sono diventati dei bravi papà, dei bravi tornitori, dei bravi meccanici, dei bravi cittadini. Quindi al di là di tutto, oltre all'istituto in sé, all'Engim, ci sono stati anche tanti bimbi che hanno attraversato il centro educativo, c'è stata l'esperienza di co-housing, quindi tante esperienze importanti per il territorio. L'augurio che faccio in questa giornata, che è una giornata in cui ci si reimmette, si rilancia, si riparte, è proprio l'augurio di essere sempre in rete, e questa è la forza delle proposte. Così come ai tempi del canonico Lugaresi c'era tanto da inventare, anche oggi c'è tanto da inventare, con la creatività propria di chi si interessa alla vita degli ultimi. Non sappiamo quali risorse portano le persone che incrociamo, potrebbero esserci davvero nascosti tesori che sono tutti da scoprire, quindi l'augurio è proprio quello di continuare a creare. Arriviamo in un'epoca, oggi finalmente possiamo vederci in presenza, pur fuori, pur non in numeri esagerati, ma siamo in una fase di così recupero, e questa resilienza si vede, abbiamo voglia di incontrarci, di rilanciare. È un momento storico importante, anche oggi siamo quindi chiamati a ricreare percorsi educativi, percorsi di incontro, percorsi di possibilità. Quel prendersi cura vuol dire dare il più possibile tante possibilità di vita alle persone e agli ultimi soprattutto, che spesso non hanno neanche voce per esprimere questa esigenza. Quindi l'augurio è davvero quello di continuare in questa vita di servizio al territorio, alle persone e soprattutto agli ultimi. E in questo ovviamente come amministrazione ci siamo, con davvero l'augurio di continuare in rete. Buona festa e buon percorso ancora. Grazie.
Invitiamo gli artisti sul palco.
Thank you.
L'ouverture della Gazzaladra di Rossini introduce questo concerto, il concerto appunto per San Leonardo Murialdo, che sarà eseguito dal mezzosoprano Daniela Pini, che si è esibita riscuotendo grande successo al Musikverein di Vienna e al Bunka Kaikan di Tokyo, eseguendo la Salve Regina di Nicola Porpora diretta da Riccardo Muti e i Weiner Philharmoniker. Con lei il baritono Maurizio Leoni, che è stato recentemente nominato docente della classe di canto presso il Conservatorio Statale di Musica Enrico Boito di Parma. Saranno appunto accompagnati dalla pianista Manila Santini, che abbiamo già visto esibirsi poco fa assieme a Davide Cavalli, appunto la pianista Manila Santini, vincitrice di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, ha partecipato come finalista al prestigioso Sydney International Piano Competition australiano nel 2004, ottenendo il premio speciale del pubblico. Con lei appunto Davide Cavalli, pianista della Riccardo Muti Italian Opera Academy, che si è esibito in occasione dell'apertura nazionale delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri, il 5 settembre 2020 a Ravenna, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prego.
Col maestro di musica là dentro rosso serrato. Sì, oh, la sbagliata fe. Povero sciocco, la vorrà far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate a...
bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor. Qui veni sui studi a compire, il poverin cerca di far fortuna. La fortuna, o la farà? Ah, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso. Un gran difetto? Oh, grande! È innamorato morto! Sì, davvero, quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo. Perbacco! Non ci credete? Oh, sì. E la sua bella, dite, abita lontano. Cioè, è qui. Due passi. Ma è bella? Che bella sei! Eccomi il suo ritratto in due parole. Magrotta, genialotta, capello nero, guancia purpurina, occhio che parla, mano che innamora. E il nome? Il nome ancora, il nome, oh che bel nome, si chiama? E ben si chiama? Poverina, si chiama R.O.R.O. S.I. Z. Ro. Z. N. A. Na. Rosina. Dunque io son. Tu non mi inganni. Dunque io son. La fortunata. Già. Lo sapevo, vedete, dunque sono, tu non mi inganni, già me l'ero immaginato, lo sapevo, vedete, già lo sapevo, vedete, lo sapevo, vedete. Di l'indoro il fagocetto siete voi, bella rosina. Siete voi, siete voi, bella rosina, oh che volpe sopraffina, oh che volpe sopraffina, malavra da far con me, sì, malavra da far con me, malavra da far con me. Senti, senti, ma l'indoro per parlar come se fa... Zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi or sarà. Zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi or sarà. Dormi, bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa? Egli attende, è qualche segno, poveri, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto, gli mandate, qui verrà, gli mandate, e qui verrà, gli mandate, qui verrà. Che ne dite? Non vorrei. Su, coraggio. Non saprei. A sol due righe. Mi vergogno. Ma di che si sa? Presto, presto, qua un biglietto. Un biglietto? Eccolo qua. Già era scritto. Che bestia, che bestia, il maestro faccio a lei. Fortunati a fedi miei, io comincio a respirar. A che in cattedra costei di malizia podetta. Me
arriva in dominar, donne, donne, torrino. Thank you.
Sappiate ch'io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara e i portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti? Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni a sgombero gli spazzo gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Questo l'odontalgico mirabile il cuore dei topi e delle cimici, possente e distruttore, i cui certificati autentici bollati toccar vedere e legge a ciascuno farò. Per questo mio specifico simpatico prolifico un nome settuagenario e valetudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, o di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo duchessana in breve settimana più di una afflitta ferma di piangere cessò.
rimane rigida, ringiovanir bravate, le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle, bellicia per la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere avanti, comprate il mio specifico, per poco ve lo do, per poco ve lo do. Brave vedovette, comprate il mio specifico, per poco ve lo do. E i muovi, i paralitici, spedisce gli apoplegici, mi spedisce, 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 mi portato per la posta da lontano mille miglia, vi chiedete quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No. 30? No. 20? Nessuno si sgomenti. Per mostrarvi il mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio, buona gente, uno scudo regalar. Siccome pur palese che io son nato nel paese, cioè a Cesena, per 3 lire a voi lo cedo, sol 3 lire a voi richiedo. Tromba maestro! Sacco, ciao, faccio entrare. Oh,
Ride il babbeo. Staremo in collera. Che bene far. Gran pensier mi dà, non ci penso.
Sorry.
facciamo? Signora, scusi, dalla regia mi dicono che tocca a lei. Spunta la luna a mare chiare, pure le pisce in ceffa dall'amore. Se refota l'onda del mare, per la priezza cagna lo cuore. Quando spunta la luna a mare chiare. A mare chiare in cesto. La passione mia gentuzzerea, nuda l'ofano addora, in cara testa, passa l'acqua per sotto murmurea, a mare chiaro in gestana fenesta. Amare chiare, c'è sta la festa.
stelle sol lucente, non sa vest'occhio e cato tiene in fronte. Sti due stelle i saggi solamente, rintalo cuore tengo le ponte, che rice cari stelle sol Gettate, caro lì, all'aria d'oro.
È bello della diretta, finalmente.